Non per te, sono pronto. Pronto, buongiorno, dottor Marini? Sono io. La disturbiamo per questo motivo. Noi avremo bisogno, per quanto riguarda il corteo delle 500 storiche a Torino, del 4 luglio, di aggiungere 6 vetture, 6 500. Ok. Le passo al mio collega Bosi che le spiego un attimo nel dettaglio la cosa. Va bene. Per capirci. Buongiorno. Grazie. Si tratta di una cosa molto semplice, di inserire al testa della parata 6500, 6 vetture. Sì, 6 vetture. Per formare una coda di rondine che riporti i colori nazionali, quindi vetture bianche, vetture rosse e vetture verdi. Questa coda di rondine poi chiaramente si muoverà nella colonna. Sì. Come a dare la sensazione di volare, appunto. Il dettaglio è che queste 500 dovrebbero essere però nuove. Sì, chiaramente sono 500 nuove. Vetture nuove. Okay. Tra l'altro, come dettaglio mi dicevano se queste 6 vetture nuove ce le può procurare lei. Sì, sì, perché fa parte di un lotto di 37 vetture. Adesso io ho un po' di difficoltà per avere due verdi bandiere italiane. Ah. Dottor Marini, se le vetture invece che 6 fossero 10, è un problema? Dipende, dipende. Noi abbiamo di fatto 37 vetture. Scusi un attimo, sono le 10 forse per coordinarsi, per fare i piccoli di rondine che seguono il corteo, forse. Può darsi che sia, sì. Ma forse perché viene una rondine molto più grande, probabilmente. Quindi, certo. Se non ci fossero le vetture verdi, sì. Si possono tingere delle macchine che magari avrebbero un altro colore di verde? Non lo so se ho ancora il tempo. Quante ve ne servirebbero verde? 15. A 15 verdi? Sì. Perché siamo partiti con 6, 2, 2, 2. Sì. Poi ci arrivate 10, sì. Immaginavo di tre colori, adesso sono 15 verdi, immagino 15 bianche e 15 rosse. Esatto. Passano i minuti e stanno moltiplicando. Sono 45 in tutto. 45 mani. Ma non le abbiamo. Perché se già 10, 11 me le chiedono per il reveal sul ponte di Murazzi, meno 57 in tutto. Non mi prende competente a sprovvista. Il discorso del ponte, non so se ha sentito la variazione. No, c'è stata, ecco. C'è stata una variazione anche lì. Il ponte verrà chiuso per modificare il percorso, perché usiamo poi tutto praticamente corso Cairoli, sì. E convogliamo le macchine in quella direzione lì. Lei non sa nulla di questa cosa neanche? No, io ieri ho incontrato l'agenzia che sta organizzando lo spettacolo. Sì. Della quale mi ha parlato di un reveal di 10 vetture sul ponte, la passerella che stanno costruendo per lo spettacolo. Negativo, negativo. Negativo. Ah, quello non si fa più? Non si fa più, non si fa più. Praticamente noi dovremmo arrivare a 50 macchine blu che vanno a formare una coreografia tipo mare, diciamo, no? Sì, mare. Aperto da questa rondine tricolore. Esatto. Oddio. Mi sembra di capire che cade dalle nuvole lei. Ma completamente. Quindi rimaniamo così, ci vediamo a Mirafiori con le 50 autovetture azzurre. Esatto. Le 6 autovetture, mi faccia finire, scusi. Le 50 autovetture azzurre, le 6 autovetture a rondine, le 10 finali arancioni che chiudono la parata. Sì. E questo è uno scherzo e lei è su Bugs TV. Volevamo complicare la vita, è uno scherzo. Allora io vi odio. Però in questo momento mi sto adorando. Lei non sa, sotto la mia sedia sono una specie di laghetto. Adesso non entro poi nei dettagli perché